Mezzogiorno. Negli ultimi anni la questione meridionale è stata per così dire marginale nell'agenda politica italiana e solo di recente è ritornata centrale nel dibattito politico nazionale, ma posta in termini assolutamente nuovi. Il Sud come risorsa, il Sud come cerniera tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo. Di questi argomenti se ne è discusso al premio Ischia Internazionale di Giornalismo con gli interventi del ministro Landolfi, che ha lanciato l'idea di trasformare le Poste Italiane in una grande banca del Sud, degli onorevoli Barbieri e Bianco, dei giornalisti Pirani, Magnaschi e Gambescia, conduttore del dibattito Franco Di Mare. Un premio speciale quest'anno, intanto perché è un anno dopo quello delle nozze d'argento dello scorso anno e poi perché quest'anno il premio Ischia è diventato fondazione Giuseppe Valentino, dal nome dell'inventore del premio internazionale di giornalismo, che nella prima edizione, nella sua prima edizione nel 1980, venne assegnato al grande Indro Montanelli. E la prima domanda è questa: perché riscoprire un dibattito sul Mezzogiorno proprio oggi? Qual è la ragione vera, quella politica, quella della contingenza economica, della contingenza purtroppo ahimè anche criminale di questi ultimi giorni, o quale altra, signor Ministro? Ma c'è tutto, bisogna partire da un dato: c'è stato un momento in cui il Mezzogiorno era stato un pochino tolto dall'agenda politica, parlo dell'inizio degli anni 90, dopo Tangentopoli, si faceva coincidere un po' tutto, quindi lo scandalo più grande, il più grande scandalo di sistema che abbia mai attraversato l'Italia, l'intervento straordinario del Mezzogiorno, quindi si era aperta una questione settentrionale nel nostro paese con l'irruzione appunto della Lega, un movimento a forte vocazione localistica, e quindi sembrava che tutto dovesse essere fatto in funzione del Nord. Il Nord avvertiva in qualche modo un gap tra il peso fiscale sostenuto e il potere politico esercitato, e quindi tutto questo ha messo un pochino la mordacchia ai problemi del Mezzogiorno. Oggi quella fase è passata, soprattutto perché si capisce, si ha una maggiore consapevolezza sul fatto che il Sud rappresenti, oltre un problema, perché lo è, rappresenti soprattutto una risorsa di sviluppo, una riserva del nostro Paese, se rispetto al Mezzogiorno si sanno mettere in campo delle politiche mirate. Questo governo nasce avendo nella propria ragione sociale il Mezzogiorno. Noi sappiamo che cosa è accaduto nei mesi scorsi, e tra i programmi, i punti di maggiore qualificazione appunto del programma del nuovo governo c'è anche il Mezzogiorno. Questo significa non che vi sia una riscoperta, significa che vi è una maggiore consapevolezza del ruolo strategico che il Mezzogiorno può giocare negli assetti dell'economia nazionale, ma soprattutto nello sviluppo del sistema Italia rispetto all'integrazione europea e rispetto alla sfida della globalizzazione. Onorevole Barbieri, come mai secondo lei c'è voluto un autorevole, anzi due autorevoli interventi di un toscano d'eccezione come il nostro Presidente della Repubblica per riportare il Mezzogiorno come nodo centrale della questione economica di questo Paese? Il Presidente della Repubblica prima di tutto tutela l'interesse nazionale e poi è un economista. E tutti gli economisti si sono accorti che quando il Mezzogiorno cresce, l'economia del Mezzogiorno, il prodotto interno lordo, più di quello del Centro-Nord, l'Italia cresce. Quando il Mezzogiorno si ferma e cresce meno del Centro-Nord, si ferma l'Italia. Ed è esattamente quello che è accaduto negli ultimi anni. Cioè il problema dell'Italia, che ormai è in recessione, sono da due semestri che c'è crescita addirittura negativa, perde quote sui mercati internazionali, accusa quello che gli economisti chiamano un'obsolescenza del modello di produzione, della specializzazione produttiva italiana, è avvenuto quando si è fermato il Mezzogiorno. E questo, io insomma, anche se la giornata è bella, un po' di polemica anima, è successo perché è proprio il governo di centrodestra che l'ha cancellato dall'agenda politica del Paese. Non ha fatto la politica, quella che si chiama la normale politica economica e politica industriale. Allora oggi noi, io credo che ci sia uno slogan quasi, il Mezzogiorno non è più il problema dell'Italia, è la soluzione del problema dell'Italia. Poi c'è un dato in più, se mi consente,
che il Mezzogiorno è anche, come dire, la rappresentanza dell'Europa in un'area chiave strategica, che è il Mediterraneo e la possibilità di dialogare con la sponda sud del Mediterraneo, un'area dove passano ogni giorno merci, finanza, uomini, progetti. Perché un evento catastrofico come il terremoto in Friuli diventa l'elemento da cui ripartire e nasce il miracolo del Nord-Est, e un evento catastrofico come il terremoto nel sud del nostro paese diventa la palude nella quale si perdono tutti i rivoli degli aiuti finanziari? Direi che questa lettura di ciò che è avvenuto con il terremoto... Io devo fare l'avvocato del diavolo. È una lettura che in certo senso ripete la lettura sbagliata che si è fatto l'intervento straordinario del Mezzogiorno, cioè mistificazione di fatti, non conoscenza dei dati, mancanza di riferimento a quelle che sono state le realtà che si sono ricostruite. Quindi diciamo pure che oggi una migliore e più corretta analisi di quello che è avvenuto è dimostrare che non è stato affatto un fallimento. Ci sono degli episodi di dispersione, ci sono degli episodi anche di distrazione di fondi, ma sostanzialmente c'è stato un grande rilancio dal punto di vista anche di quella che è la vita e la qualità della vita all'interno delle zone che sono state colpite dal terremoto, che hanno ricostruito. Quindi bisogna purtroppo eliminare quelli che sono i cosiddetti luoghi comuni. Un luogo comune è stata sia la lettura del terremoto, sia la lettura della Cassa del Mezzogiorno. Oggi, a cominciare da tutti gli storici, riconoscono che l'intervento della Cassa del Mezzogiorno è stato il più massiccio e forte intervento che ha determinato per la prima volta la riduzione della forbice. Non solo c'è da considerare questo, ma c'è da riprendere il discorso che faceva prima Barbieri, cioè il Mezzogiorno oggi è l'unica occasione per vincere il declino del Paese. Ma il Mezzogiorno, Mario, è una palla al piede o è un'opportunità? È senz'altro un'opportunità. Uscendo però dalle icone di uno sviluppo generico. Noi siamo in una situazione in cui il Mezzogiorno risente di due errori sostanziali, errori forse anche due necessità. Il governo di centrodestra, se noi vediamo per esempio i dati degli investimenti in infrastrutture, è passato da 36 milioni a 32 milioni e a 31 milioni di euro nell'ultimo anno. Risentiva certamente anche del peso della politico, della presenza della Lega. Il centrosinistra fece un altro errore clamoroso, che fu quello di chiudere l'intervento straordinario del Mezzogiorno, la Cassa del Mezzogiorno, nell'idea che dello sviluppo dal basso. C'era un referendum che incombeva, non ce lo dimentichiamo. Vabbè, i referendum portano quasi sempre disgrazie. Negli ultimi anni. Ma a parte il referendum c'era una cultura politica che diceva, che esaltava l'intervento dal basso, il decentramento democratico, l'autonomia delle regioni, dei comuni, delle circoscrizioni, senza tener conto che la mancanza più grave del Mezzogiorno è il disastro delle infrastrutture, delle reti, delle comunicazioni, dell'acqua, dell'energia elettrica, tutte cose che solo con un intervento centralizzato, interregionale è possibile affrontare. Aver abolito la cassa è stato un errore clamoroso, politico e culturale. Adesso siamo di fronte a una nuova possibilità. La possibilità nasce dal fatto che non il nord ha le industrie arretrate, ma che tutta l'Europa ha ormai l'industria in crisi. Nei prossimi 10-15 anni le fabbriche staranno in Cina, in India, forse in Brasile, forse in Africa, non staranno certamente in Europa per il divario enorme di costi. Allora non possiamo nemmeno pensare che in ogni paesino del Mezzogiorno mettiamo una fabbrica elettronica. Noi abbiamo solo un grande bene che è concorrenziale con la Cina, col Giappone e con l'India. È il valore prioritario del territorio delle risorse naturali, ambientali, storico-artistiche, agricole, e cioè una valorizzazione del Mezzogiorno che ci tolga dall'idea che le sinistre e forse anche le destre hanno, che uno sviluppo di questo tipo è uno sviluppo, come dire, il tradimento della religione dell'acciaio per essere un popolo di camerieri, è una colossale cazzata. O noi riusciamo a capire che
usare il territorio è l'unica cosa su cui possiamo battere tutto il mondo, o se eviteremo ad andare indietro. E fare una battaglia sul territorio, sulla riqualificazione delle città, sull'utilizzazione dei beni artistico-culturali, sul turismo nel senso più vasto, questo ci può riportare al primo posto in Europa e uno dei primi del mondo, altrimenti ci vedremo a far chiacchiere. Grazie. Vedevo che annuivi. Sono totalmente d'accordo con l'analisi di Mario Pirani e soprattutto vorrei cercare di togliere da questo dibattito le secche di un vecchio meridionalismo piagnone autoflagellatorio. E per uscirne basta guardare le fotografie del sud di 50 anni fa, vedere come erano le case, come erano le facce. C'erano delle bellissime ragazze molto magre, non perché seguivano la dieta, ma perché gli era imposta la possibilità di mangiare di più. Ecco, erano anche piccole, si sono alzate. Quindi il sud in questi 50 anni ha fatto dei passi da gigante. Dobbiamo partire da questa constatazione per essere fiduciosi dei passi prossimi che si possono fare. In una certa circostanza io dirigevo dei giornali finanziari e selezionavo dei giovani che volevano avviarsi al giornalismo finanziario. Il 90 e chiedevo lauree con 110 lode, conoscenza effettiva di due lingue straniere, quindi dei primi della classe. Bene, il 90% erano ragazzi del mezzogiorno. E di questo 90%, il 90% sarebbero, se avessi dovuto scegliere oggettivamente, solo donne. Ecco, di questo tipo di sud ne parliamo. Questo è un sud con delle grandi università. E quando noi pensiamo al sud è con delle università di serie B, di serie C. No, non è questa la verità. Altri piccoli fatti, Mario diceva il territorio. Del territorio sicuramente fa parte l'agricoltura. Coltivare il grano o coltivare la barbabietola, basta cambiare seminagione e si ottiene questa cosa. Nel mezzogiorno è venuta una rivoluzione che esigerebbe in altri tempi 40 anni di attività, cioè la trasformazione del vino da taglio in vino di qualità internazionale. Il mezzogiorno copre il 40% della produzione agricola italiana, ma solo il 15% delle esportazioni agroalimentari. Gioia Tauro. Gioia Tauro era nato come il quinto centro siderurgico, che sarebbe stato gettare i soldi al vento perché obbediva ad una visione da acciaio. Gioia Tauro è diventato il porto, uno dei porti più importanti del Mediterraneo. E allacciandomi a quello che ha detto l'onorevole Barbieri, il Mezzogiorno ha un'altra grande chance, che è quella del Mediterraneo. Io intanto non sono d'accordo sul fatto che si è tornati a parlare del Mezzogiorno. Purtroppo se ne è continuato a parlare, ma sempre allo stesso modo. Io che ho diretto prima del Messaggero il Mattino e quindi credo di aver vissuto dal di dentro proprio la condizione del Mezzogiorno, poi io sono uomo del Sud, sono abruzzese, quindi... Sette anni fa, dicevo cose da quel punto di osservazione che oggi tutti dicono. Primo, la risorsa del Mezzogiorno è l'essere una sorta di portaerei nel Mediterraneo. È un ponte. Ci aiuta, noi del Mezzogiorno, noi del Sud, ci aiuta il fatto che siamo sempre stati, come dire, un ponte anche culturale. Noi siamo la terra dell'accoglienza e quindi riusciamo a stabilire con i popoli del Mediterraneo un rapporto che altrimenti sarebbe difficile tenere. Due, è vero quello che diceva Pirani, le risorse naturali, Padre Eterno, per chi ci crede, ci ha dato questa straordinaria bellezza, io credo che sia uno dei punti di forza, però da solo, così come è stato gestito, col piccolo alberghetto, l'iniziativa singola, non funziona, perché non sei nella rete. Quando parliamo dei computer, quando parliamo della creazione di rete informatiche, ci sembra naturale. Quando parliamo della rete delle nostre risorse, ci sembra una cosa stranissima. Questo è il secondo punto sul quale noi però possiamo fare leva. Il terzo punto è
la qualità, e adesso invece do ragione a Magnaschi, è la qualità degli studenti del Sud, delle università del Sud. Il problema vero però qual è? È che gli studenti del Sud, dopo che si sono laureati con 110 lode come quelli che sceglieva Magnaschi, se ne partono, se ne devono partire. Allora, compresa un'emigrazione del 70, di 70.000, esattamente, qualificata, allora, no? Non più del Capone, ma qualificata. Che emigravano a Milano, ma queste ragazze sei mesi dopo erano già a Londra. Sì, ma perché Milano gli allora, allora, mettiamo insieme queste tre cose e diciamo, ci sono delle opportunità? Sì. Ci sono le conoscenze? Sì. C'è la qualità? Sì. E allora perché non funziona? C'è qualcosa a quale i politici devono rispondere. Che cos'è che non funziona? E non è solamente un fatto di denaro. Anch'io sono d'accordo e lo vado dicendo da anni. Basta col Sud piagnone. Abbiamo tutto. Che cos'è che ci manca? Chiediamolo al ministro. Chiediamoglielo. Noi la risposta, qualche risposta io ce l'ho. Però sentiamo. Io penso che occorra un supplemento di analisi quando si parla del Mezzogiorno. Dobbiamo innanzitutto calare il Mezzogiorno oggi nell'Eurozona, vedere che cosa accade fuori. In Europa, nell'Eurozona, ci sono economie omogeneamente forti, come la Francia, ci sono economie omogeneamente deboli, come Portogallo e Grecia, ci sono economie omogeneamente in via di rafforzamento, come la Spagna, ci sono economie disomogeneamente o eterogeneamente forti, quale la Germania e l'Italia. La Germania ha il problema dell'est, l'Italia ha il problema del sud. La differenza tra Germania e Italia è che la Germania è la capofila nell'innovazione e nella ricerca. L'Italia non lo è. L'Italia si trova dal 2001, non perché governa il centrodestra, ma perché la Cina è entrata nel nel commercio mondiale, WTO, è entrata nel pieno, investita dallo tsunami della globalizzazione che ha gli occhi a mandorla e della globalizzazione cinese, che ha investito in modo particolare il Mezzogiorno, perché sfugge alle statistiche un dato che è pericoloso, perché la concorrenza cinese è più forte della contraffazione napoletana e della contraffazione meridionale. Vogliamo fare il calcolo di quante fabbrichette di terziario, di calzaturiero e tessile stavano nel Mezzogiorno, attenzione, stavano nel Mezzogiorno e non ci sono più, senza che questo abbia aumentato di una sola unità il numero dei disoccupati, perché quella gente che lavorava nelle fabbrichette di jeans o di scarpe risultava già disoccupato per il collocamento, ma non lo era da un punto di vista sostanziale. Cioè, questi sono dati sui quali occorre riflettere, quindi la spesa per l'innovazione, la spesa per la ricerca, il problema del rapporto con l'Europa, che questo governo ha tenuto, la battaglia che noi abbiamo fatto rispetto ad un patto che qualcuno ha definito stupido, era finalizzato proprio a questo, ad evitare che le spese per l'innovazione, le spese per la ricerca, le spese anche per le infrastrutture, venissero in qualche modo scorporate dal calcolo del 3% tra deficit e prodotto interno lordo. Cioè, ci sono tutta una serie di questioni che restano aperte e che rendono il problema del Sud particolarmente difficile. Che cosa occorre al Sud? Occorre innanzitutto la fiscalità di vantaggio. Occorre, cioè, la possibilità di detassare chi viene ad investire nel Mezzogiorno. Perché il problema che noi abbiamo è che nell'Eurozona è sempre più forte la tentazione di investire altrove. Allora, se la globalizzazione ha da essere, non bisogna globalizzare solo l'economia, bisogna globalizzare anche i diritti. Perché se noi vogliamo fare la fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno, l'Europa ci dice di no, perché la considera come se qualcosa che somiglia agli aiuti di Stato. Però abbiamo poi la concorrenza cinese, dove non mi sembra che ci siano libertà economiche, dove mi sembra che ci sia un dirigismo economico che fa crescere un gigante di oltre 1 miliardo di persone. Quindi portiamo questa questione in Europa. Non si possono applicare i dazi, benissimo, ma si possono introdurre dei filtri che possano, ecco,
consentire anche all'operaio cinese di godere delle stesse tutele sindacali che ha l'operaio in Italia, o degli stessi vincoli ambientali che ha l'imprenditore che investe in Italia? O vogliamo mettere le libertà che esistono nel nostro paese con quelle che esistono in Cina? O vogliamo fare un altro ragionamento sulla sovrapposizione di poteri che si è creata oggi a Costituzione vigente? Perché io sento parlare sempre molto spesso delle 20 sanità, delle 20, dei 20 modelli di sviluppo che ci saranno domani con la riforma di questo governo. Vogliamo parlare un po' della riforma della Costituzione vigente? Vogliamo parlare un po' della riforma fatta nella passata legislatura che ha sovvertito completamente la proposizione costituzionale del titolo quinto? Vogliamo vedere oggi se il governo vuole fare un'opera infrastrutturale, se la può fare direttamente o non la deve contrattare con le regioni? Vogliamo vedere quante volte in un Consiglio dei Ministri il Ministro per gli Affari Regionali deve portare proposte di impugnativa perché le regioni legiferano giustamente in base alla Costituzione vigente in materia di comunicazioni, in materia di trasporti, in materia di energie, in materia di infrastrutture, in materia previste dalle leggi finanziarie? Tutto questo, secondo voi, va nella direzione della competitività? No, no, attenzione, dottor Pirati, io parlo della Costituzione che c'è. Lei non l'ha letta bene, dottor Pirani, mi dispiace dirglielo, lei non l'ha letta bene. Non l'ha letta bene perché noi abbiamo sottratto dalla cosiddetta legislazione concorrente materie come trasporti, energie, comunicazioni, servizi in rete, che oggi a Costituzione vigente è materia di legislazione concorrente. Quando la nostra riforma sarà approvata, io non sono stato molto d'accordo e molto tenero con questa riforma, perché io non sono un federalista. Ecco, appunto. Non sono un federalista. Come si concilia tutto questo col federalismo fiscale? Ma il federalismo fiscale, Lo voglio vedere quando le regioni dovranno decidere loro se aumentare le tasse per far funzionare la sanità o diminuire i LEA, i livelli essenziali di assistenza, per non aumentare le tasse. Poi voglio vedere che cosa faranno le regioni, che noi abbiamo gonfiato di poteri, di risorse, e anche qui va detto una cosa. Oggi ha una visione datata. Chi pensa? Prego. Ora arriva alla conclusione. Tutto dalla Cina alla Costituzione. Il tema non è da poco, diciamo. Prego. No, dico, oggi ha una visione datata chi pensa che vi debba essere una politica romana per il Mezzogiorno, quando noi sappiamo che oggi esistono le politiche ed esistono i governi. Ed esiste innanzitutto l'Europa, esiste un governo centrale, esistono i governi regionali che hanno risorse, hanno competenze, addirittura a volte competenze primarie. Quando parliamo della specializzazione del lavoro e parliamo della formazione professionale, vogliamo vedere chi ha la titolarità della formazione professionale? Vogliamo vedere come gestiscono le regioni la formazione professionale? Vogliamo aprire questi capitoli? No, perché io non voglio solamente rappresentare la difficoltà che esiste oggi quando si vanno a fare le pulci rispetto a determinate cose. Oggi esistono governi che intervengono sul Mezzogiorno, non esiste uno solo. Esistono politiche che devono accompagnare lo sviluppo. Se noi parliamo di un lavoro meridionale che... Ma la colpa è delle regioni, no, non ho capito. No, comunque, no, no, comunque... No. È il difetto di Berlusconi, parla un'ora pure lui, sì, non è possibile. Non è la colpa delle regioni, sto dicendo che sbaglia chi pensa che il problema del Mezzogiorno si risolva esclusivamente attraverso politiche nazionali. Io dico, la politica nazionale deve introdurre la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, che è una cosa seria, una cosa operativa, che è una cosa che serve. Grazie. Onorevole Barbieri, il direttore dell'ANSA faceva accenno all'iniziativa privata che ha modificato ad esempio una struttura di cui lei si vanta di avere conoscenze come quella della produzione vinicola. Lei è un esperto, è un gourmand. Ora,
in Sicilia, in Campania, in Calabria comincia una produzione di vini di qualità rispetto alle produzioni di vini da taglio di un tempo. E io vedevo che mentre il direttore dell'ANSA diceva, faceva questa affermazione, lei aveva un qualche accenno di diniego. La domanda era un'altra in realtà. Che cosa fa di una regione depressa per certi tipi di produzione una regione che invece diventa capofila? Io penso ad esempio a una regione non tanto politicamente connotata come regione, ma regione nel senso più ampio del termine geografico, come l'Islanda, che è uscita da un'area depressa. L'Islanda, che sta diventando sempre di più una zona simile alla Silicon Valley irlandese. No, io non voglio esimermi, per carità, di dare risposta a questa domanda, però cioè, ho anche l'obbligo, dato che penso che fra poco ci occuperemo noi del Mezzogiorno dal governo, anche diciamo, il dovere di spiegare che cosa faremo andando. Anche perché il mio amico ministro sembra più che un autorevole esponente del centrodestra, un consulente, lui ha ragionato come se tutta una serie di atti e decisioni operative le avesse fatto qualcun altro e non diciamo, lui non avesse partecipato a questa azione. Io, il mio diniego non era certamente per disconoscere né ciò che è avvenuto, la modernizzazione dell'agricoltura, di alcuni pezzi dell'agricoltura, come soprattutto nella produzione enologica, ma mi veniva in mente, diciamo, riflettevo, perché poi l'autorevolezza di Pirani è tale che prima di, come dire, dissentire da lui ci ho pensato 5 volte. Penso questo, che naturalmente la grande risorsa del territorio e del turismo va valorizzata e deve tutto ciò che attorno beni culturali va valorizzata, ma non penso che dobbiamo, come dire, temere lo sviluppo industriale, perché l'industria non sono soltanto le ciminiere di settori ormai maturi e fuori mercato come la siderurgia e il petrolchimico. Allora io faccio una domanda a tutti, a me stesso per primo: se noi pensiamo che l'Italia sta andando male, perché sta andando male, perché non esiste in alcuni processi e in alcuni prodotti, diciamo così, nell'informatica, nell'aerospazio, nelle biotecnologie, nelle nanotecnologie, diciamo nell'innovazione, e se per riprendersi l'Italia, perché a differenza di quanto ha pensato questo governo, che pensava che la competizione la poteva fare comprimendo i diritti e i costi, cosa che non è possibile per un paese con la nostra storia, ma la può fare solo con la qualità, la competizione. Perché ci siano questi settori che colmino questa lacuna, dove si devono collocare? Al nord, diceva il mio amico Gerardo Bianco, no, perché c'è una struttura, come dire, già densa, che può avere delle manutenzioni anche importanti, ma i settori nuovi devono avvenire nel Mezzogiorno. Quindi, come dire, ci devono essere due gambe dello sviluppo, quello che diceva Mario Pirani e quello anche, diciamo, dell'industria innovativa e di qualità. No, però voglio finire. E io non sono d'accordo che ci vuole la cassa del Mezzogiorno per questo. Io, diciamo, come dire, se vado al governo, fra virgolette, come coalizione, io penso che non si debba fare la cassa del Mezzogiorno. È sufficiente a risorse date, anche perché viviamo nel mondo degli equilibri di bilancio, delle risorse scarse, ma non solo per scarsità di risorse, proprio per un fatto tecnico, noi dobbiamo semplicemente fare una buona politica. Che significa? Fiscalità di vantaggio? Benissimo, io sono d'accordo. Incentivi creditizi? Benissimo, io sono d'accordo. Contratti di programma? Benissimo, sono d'accordo. Solo che credo bisogna introdurre un criterio che è etico, tecnico e poi politico, quello della selettività. Cioè, vanno dati gli incentivi agli imprenditori che investono risolvendo problemi strutturali del paese, cioè imprenditori che investono in innovazione e in ricerca, imprenditori che fanno crescere la dimensione della propria impresa, perché uno dei problemi del nostro paese sono imprese troppo piccole, imprenditori che si mettono insieme, imprese anche concorrenti che si mettono insieme e creano un sistema, un distretto, perché il sistema è l'unico antidoto alla delocalizzazione, imprenditori che si internazionalizzano, non solo esportando ma investendo per esempio nella sponda sud del Mediterraneo. Quindi la selettività, subordinare qualsiasi forma di erogazione e di vantaggio, che ci deve essere come c'è in tutto il mondo, perché c'è in Francia, c'è in Germania, c'è in Gran Bretagna, finalizzarla a dei comportamenti virtuosi che risolvono i problemi strutturali dell'economia italiana. E questo può avvenire nel Mezzogiorno. Naturalmente ci deve essere anche, io dico, faccio l'autocritica, una autoriforma della politica per questo.
l'esempio dei fondi strutturali, le infrastrutture. Se noi vogliamo che a questa, che io ho descritto che si chiama politica industriale, quando c'è selezione c'è la politica industriale, più Stato autorevole a parità di risorse, ci vuole più mercato, la liberalizzazione delle professioni, perché nel Mezzogiorno è una vergogna l'esistenza delle corporazioni, la liberalizzazione in alcuni servizi perché determinano non attrattività del territorio, e poi sui fondi strutturali bisogna che la smettiamo, che ogni regione si faccia le nostre comprese, anzi noi, io annuncio una sfida, allora governiamo tranne la Sicilia, l'unica anomalia a cui rimedieremo spero presto, tranne la Sicilia, l'ottimista. L'ottimismo. Non lo dire per scaramanzia, cioè, aspetta. Quel grande sceneggiatore che dice l'ottimismo è il sale della vita, quindi diciamo, il giovane Guerra dice questo, allora voglio dire, noi dobbiamo fare sì che i fondi europei, che li utilizziamo a nome di tutta l'Europa, perché siamo la portaerea verso il Mediterraneo, non si facciano più le 100 fontane o le 100 fesserie, ma si mettono insieme per progetti interregionali che creano le grandi infrastrutture per l'ambiente economico. Se le regioni non lo fanno, lo Stato deve subentrare con autorevolezza. Quindi io dico più Stato a parità di risorse, nel senso di autorevolezza, e più mercato. Questo secondo me è il pacchetto che ci vuole, una normale politica economica e politica industriale, cercando in questo culturalmente di coinvolgere tutto il paese, perché è cioè, occuparsi del sud non è un atto di generosità verso il sud dei meridionali, sfruttando quello che si diceva, la terra più giovane, grande formazione, perché noi finanziamo il nord attraverso, perché ogni laureato costa mediamente a una famiglia 200.000 euro nel corso, dico poco, e quindi ecco, sfruttare queste cose. Normalità ma determinazione, questo va fatto. Loro purtroppo l'hanno cancellato dall'agenda politica, questa è la verità, è la prima volta che è successo nella storia del paese, la prima volta, hanno addirittura creato l'incertezza, il credito d'imposta, a un certo punto gli imprenditori non sapevano se c'era, se non c'erano, quali erano le procedure, mi dispiace dover attaccare, ma è così, quindi io dico, questo è il nostro programma. Se andiamo al governo. Tu adesso quindi appoggerai il governo che chiederà la fiscalità di vantaggio per il assolutamente, se la per avere la fiscalità di vantaggio. No, dico, lascia aperto, vuoi andare al tecnico, devi fare il consulente. Io ti chiedo una cosa politica. L'appoggio, il dato politico, l'appoggio, bisogna andare in Europa con autorevolezza. Certo, se ci va in Europa, uno che dice. Ci va il governo, ci va il governo. Quando ci andrai tu, ci manderai i consoloni. Poi ci mando lo straccione che c'è. No, lo straccione. Ci andrà. Ci mandi il presidente del consiglio che dice che il 40% del PIL in Italia è sommerso ed è bene che ciò esista. Adesso. Non è un governo autorevole quello che va in Europa. Governo che hanno scelto i cittadini, poi lo decidi tu quando lo decidi tu. Allora, il dato politico è che tu hai detto che sei d'accordo col governo sulla fiscalità, quindi vuol dire lascia aperto, poi vedremo. Quindi vuol dire che tu appoggerai il governo in questa sua azione, cioè, in questa sua perfetto. Il dato politico lo do all'imprenditore che investe la notizia che l'onorevole Barbieri, responsabile del Mezzogiorno di Riese, è d'accordo con il governo sulle fiscalità. Onorevole, tanto non la fate, chiedo scusa per una politica industriale che annunci finalmente il rilancio del Mezzogiorno, occorrono leggi speciali? È sufficiente l'esistente o servono semplicemente progetti nuovi? Io sono convinto che politiche normali che siano incentrate sul problema del Mezzogiorno come una questione che deve essere risolta è sufficiente, solo che queste iniziative devono essere accompagnate. Nel Mezzogiorno c'è un dinamismo che è superiore ad altre parti del nord. Diciamo, gli ultimi dati dimostrano che l'apertura delle partite IVA nel Mezzogiorno è il doppio di quello che avviene nel nord, quindi vuol dire che c'è una realtà presente nel Mezzogiorno con potenzialità, solo che non vengono adeguatamente accompagnate. Diceva prima Pirani un punto di riferimento importante, dove sono gli handicap? Le cosiddette economie esterne, le infrastrutture che sono il 15-20% in meno di quello che sono nel nord. Il problema del credito, che è un'altra questione fondamentale, con i centri decisionali. Oggi io leggo l'intervista dell'amministratore delegato
del Banco San Paolo, adesso diventato, che ha assorbito il Banco di Napoli, beh, dice una serie di cose onestamente non convincenti. Fra le altre cose non affronta il problema delle fondazioni, che spendono il 95% nel nord e solo il 5% nel sud, dando la possibilità, se i capitali venissero messi a disposizione, anche di poter integrare i fondi europei, perché i fondi europei devono avere una quota di partecipazione. C'è il problema, non bisogna dimenticarlo, della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è uno dei grandi temi, la sicurezza delle città è uno dei grandi temi che va affrontato in maniera adeguata nella collaborazione fra il potere centrale e naturalmente anche il buon governo delle città. Il problema delle città è un problema fondamentale. Direi che il passaggio, quello che si dice alla costruzione dal basso, passa per il buon governo delle città e su questo ci vorrebbero delle culture adeguate. Ma io devo dire a Landolfi, sono 4 anni che tutte le leggi di bilancio che il governo ha presentato hanno penalizzato il Mezzogiorno, non è che l'abbiamo detto noi, l'hanno detto i sindacati, l'ha detto soprattutto la Confindustria, perfino un presidente della Confindustria che non era molto nemico, usiamo questa espressione per non dire che era amico del governo, Campano, il quale ha sempre lamentato l'assenza. Qual è stata l'astuzia tremontiana? Ministro Landolfi, fammi finire, anche perché tu sai la considerazione alla stima. Tremonti, primo ministro, che aveva ipotizzato la crescita del 3%, se l'era inventata solo lui, perché non c'era nessuno degli strumenti messi a disposizione di conoscenza, c'era l'idea che il nostro prodotto potesse aumentare del 3%, c'era da ridere, ma lui aveva letto più Rabelais che non... i dati di bilancio che venivano offerte dalle agenzie di che cosa faceva, ed è stata la politica pure seguita e credo anche adesso con qualche piccola correzione, mettevano nei programmi quadriennali le cifre del Mezzogiorno, globalmente sembravano cifre aumentate ma erano sempre spostate nel tempo, si passava dal 2001 al 2002, dal 2002 al 2003, cioè praticamente erano sempre spese previste ma spostate nel tempo. Questo è stato il trucco attraverso il quale si è tutto trasformato e non ci sono stati interventi. Allora, per dire, io sono d'accordo con Barbieri che il Mezzogiorno non può crescere senza una politica industriale. Politica industriale non significano le ciminiere, la politica industriale significa, diciamo, oggi investire nella cosiddetta industria immateriale, come si sa dire, ci sono degli esempi. A parte Catania, che è sempre ripetuta, io ne cito uno molto vicino. A Benevento, in un combinato disposto fra imprenditoria privata, pubblico e l'università, è stato messo in piedi un progetto Mars, che oggi fornisce dati a Taiwan, al Brasile, perché fanno da questo satellite il controllo di tutto il territorio che va dal nord dell'Europa fino al Sudafrica. Cioè hanno praticamente organizzato, e peraltro non solo sono redditizie queste operazioni, ma sono operazioni che abituano il personale ad avere contatto con la cultura scientifica. Il segreto è lì, combinare il rapporto fra ricerca scientifica, università, che si è in grado oggi di organizzare adeguatamente, competenza professionale. E qui, insomma, qui per la verità chiudo subito, qui Landolfi ha ragione, le regioni, anche quella campana, sono piuttosto carenti sul problema cruciale della formazione professionale. Questo è un tema cruciale. Allora, pensato più ai formatori che non alla formazione. L'onorevole Bianco ricordava tre delle grandi carenze del Mezzogiorno d'Italia. La formazione, le infrastrutture, l'accesso al credito. Tre problemi di macroeconomia. Quello delle infrastrutture, a cui tu sei particolarmente attento, dicevi prima vorrei parlare del ponte di Messina, è un tema che è strettamente legato alla crescita economica del paese. Sì, prima del ponte però vorrei rispondere un attimo a Barbieri. La questione di tornare a una politica di integrazione e di programmazione tra regioni e centro è essenziale, perché non puoi fare delle grandi reti senza una politica centralizzata. Il resto è una discussione che avviene nei DS. C'ho qui gli articoli, Mezzogiorno uno sguardo dall'alto, Mezzogiorno basta con la retorica dello sviluppo dal basso, di Nicola Rossi e di Salvatore Biasco al convegno dei DS a Napoli, in cui si è rovesciata,
si fa l'autocritica per aver sfasciato e aver criminalizzato l'intervento della Cassa del Mezzogiorno, io non dico che bisogna rifare la cassa, possiamo chiamarla agenzia, quello che vuoi, bisogna tornare a una forma integrata, Stato-Regioni, in cui lo Stato e il governo abbia le possibilità di non essere bloccato. Del resto era la stessa idea dei grandi progetti di Berlusconi, questo, da un certo punto di vista, in cui le grandi reti possano essere fatte, perché è il problema centrale del Mezzogiorno e debbono essere scelte. Allora, qui si pone anche il problema della scelta che ho detto del ponte. Il ponte di Messina è, secondo me, altri sono a favore, secondo me è una scelta sbagliatissima, perché io ho visto le relazioni delle società di analisi internazionali in cui la spesa per il ponte di Messina non verrà mai ricoperta nemmeno tra 25 anni e nemmeno con i pedaggi che dovranno pagare i viaggiatori. Per cui gli investitori stranieri ha detto che verranno a investire nel ponte se lo Stato si impegna a ripianare i debiti. Del resto il canale sotto la Manica sta affondando il bilancio, una parte del bilancio britannico, dunque, in cui il traffico è molto maggiore. Si pensa, proiettando il traffico nei prossimi 25 anni, che mai il traffico tra la Calabria e la Sicilia raggiungerà dimensioni tali, malgrado il ponte, prima questione. Seconda questione, è lo sfascio ambientale delle coste calabro e siciliane. Terza questione, il ponte interverrebbe in una rete infrastrutturale, questa sì che andrebbe rifatta, portuale, stradale e ferroviaria della Sicilia e della Calabria e del Mezzogiorno d'Italia, che sono estremamente arretrate. Dunque, per cui è un'iniziativa demenziale contro cui la sinistra non ha il coraggio di prendere posizioni, perché è, come dire, una specie di eredità craxiana e di altri, eccetera, illusoria, e su cui Berlusconi ha giocato il suo prestigio e su cui mi sarebbe ora di dire che è una grande, che è un pericolo per il Mezzogiorno ed un enorme spreco. Il ponte è un ponte. Allora, se c'è un progetto del ponte, va valutato, ovviamente. Io sono d'accordo con l'ego, però l'approccio deve essere questo, perché altrimenti sempre abbiamo approcci ideologici anche su altre cose. Non... Poi ci troviamo di va valutato. Se il progetto funziona, non funziona, non è si stato fa. Valutato. Si ha una sua autonomia. E che non avete il coraggio di prendere una posizione politica. Questa è la questione. L'abbiamo presa, però non è che va. No, non l'avete presa. Noi siamo contro al ponte in questo momento perché non è fra le priorità, non ci sono le condizioni né tecniche né finanziarie per farlo. Però Pirani ha detto un'altra cosa, il ponte l'ha definito una demenza. Cioè tu dici che è una questione di opportunità non farlo. Io ritengo che invece sia una grande... Io ritengo che invece sia... un punto la demenza. Penso che sia una grande infrastruttura. Che Pirani, diamo modo a Pirani. Pirani, perché ce l'hai tanto con i ponti? Io non ce l'ho con i ponti. Io sono a favore delle grandi opere. Per esempio sostengo il Mose a Venezia, il Passante, una serie di iniziative prese anche dal governo Berlusconi. Per cui non ho assolutamente una posizione ideologica contro le grandi opere, ma le grandi opere debbono avere una loro logica. Quando abbiamo due regioni con un'infrastruttura ritardata, come la Sicilia e la Calabria, e noi abbiamo risorse relative, le mettiamo, potremmo farlo anche in perdita se questo avesse un senso, ma le mettiamo nel ponte di Messina, che congestionerà ancora più il traffico nelle due regioni, senza portare un vantaggio. Senza aver risolto il problema della Salerno-Reggio Calabria. Adesso penso che stiamo prendendo un po' una strada sbagliata, perché cominciamo a dire che la Salerno-Reggio Calabria sta proseguendo, i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria. Di Mare che diceva che lo facciamo a fare il ponte sullo stretto al momento che non facciamo la Salerno-Reggio Calabria. La Salerno-Reggio Calabria si sta realizzando tra mille difficoltà, ma si sta realizzando. Quando si parla, io non ho interrotto perché il conduttore mi aveva raccomandato di non interrompere, però la questione dei fondi che arrivano sempre di meno non è vera. Il 3% di Tremonti era il 3% previsto da Amato. Che il governo lesini le risorse per il Mezzogiorno per quanto riguarda le infrastrutture materiali, immateriali, è un falso. Solo il mio ministero sta realizzando, che sono quelli della diminuzione delle tasse, poi sta realizzando
la infrastruttura in larga banda in fibra ottica in tutto il Mezzogiorno. Sono già state espletate le gare d'appalto dalla società di scopo Infratel, i lavori sono stati già appaltati, ho ricevuto come Ministro delle Comunicazioni ancora altri fondi dal CIPE per proseguire in questo lavoro che il robustimento delle regioni dell'obiettivo 1 e quindi del Mezzogiorno sotto il profilo delle infrastrutture immateriali, e quindi significa accesso veloce alle nuove tecnologie, significa un elemento di infrastrutturale per la competitività delle imprese del Mezzogiorno. Questi sono dati, queste sono cifre, il resto mi sembra che sia un po' chiacchierologia, giustamente, di opposizione, come è giusto che sia, però c'è un limite, c'è il limite della verità, c'è il limite del dato, siccome sto nella commissione bilancio, queste cose me le sono lette. Dei fondi. È un problema di progetti, è un problema di cose questo da mettere sul tappeto. La questione del credito, per esempio, che esiste. Si parla della Banca del Sud, io sono d'accordo che occorra una banca del Mezzogiorno, non lo sportello del Mezzogiorno, ma una banca autoctona che conosce il territorio, che conosce l'impresa, che conosce chi ci opera. Doveva essere il Banco di Napoli. No? Io lo voglio fare con le Poste Italiane. Lo voglio fare con Poste Italiane. Sto facendo studiare un progetto che svolge servizi finanziari per vedere in che modo Poste Italiane, che non diventa la banca del Mezzogiorno, diventa la banca del territorio, diventa una struttura che sul territorio può consentire di investire, di reinvestire dove si raccoglie il risparmio, i soldi. Ci sta dando una notizia, ma che cosa significa? Che Poste Italiane gestisce credito? Significa che Poste Italiane può emettere un bond del territorio, per esempio. Lo può dare alle banche, le banche lo possono... Tecnicamente... Ma vediamo. Tecnicamente... Io ho avuto l'intuizione politica, poi vediamo tecnicamente chi lo dovrà affrontare, lo dovrà risolvere. Allora, poi vedremo. Una domanda. Allora... La domanda di Paolo Cambescia. Io credo che sì, va benissimo. Mi è sembrato di capire che siete d'accordo che alcuni provvedimenti, come per esempio agevolazioni fiscali, eccetera, investimenti, con qualche distinguo tra Barbieri e il ministro. La fiscalità di vantaggio, però no. Ma come fai a parlare in modo con di la selezione? Vabbè, non vi volevo fare la domanda. A fronte dei dati che ha dato il ministro sul sommerso, sul fatto che lì sono rimasto un po' sconcertato, devo dire, perché lei mi ha detto certo, i cinesi producono anche a condizioni più vantaggiose di quelli che producono in nero, quindi ha messo in crisi, tante piccole aziende. Allora ce lo spieghiamo un po' meglio, perché io sono un po' sconcertato. Di che? Del politicamente scorretto forse? No, non è politicamente scorretto, ma ammettere e dire che adesso quelle aziende non funziona neanche più il sommerso perché ci sono i cinesi. È una constatazione, cioè si vuol dire che prima c'erano i disoccupati virtuali che ora sono disoccupati reali. Lo vogliamo far finta che non è vero questo? No, io mi aspetto però da un ministro che dica che non andava bene prima e che non va bene adesso. Ma questo è normale, che vuole che io difenda? No, non peschi nel torbido. No, perché Berlusconi che cosa ha detto? Che quel 40% ci ha tenuto a galla. Ma no, è un'altra cosa. Lui fa riferimento ad un ammontare, ad un volume complessivo
di affari che ruota intorno al sommerso che è enorme, che è enorme. Questo non significa che noi facciamo l'elogio del sommerso, noi abbiamo fatto una legge che non è riuscita per far emergere il sommerso, ha emerso 7 imprese. E per forza, era una legge, era una legge che non era priva di senso. Le consiglio di leggere un libro scritto da Fernando De Soto, il Mistero del Capitale, che fa riferimento alle economie dei paesi dell'ex est comunista e dell'America Latina, dove l'ammontare del sommerso è valutabile in trilioni di dollari. Tu sei un europeo, tu sei sempre confrontato con Germania e Francia, perché il nostro tu hai dato il sommerso all'America Latina dei paesi vedi, se tu mi lasci finire di parlare i diritti, lo sai negli Stati Uniti il sommerso va perseguito perché è illegale, lo farai quando andrai al governo a girare rispetto al sommerso che ha fenomeni così proporzioni così massive solo con il fucile. Con intelligenza. No, tu lo vuoi fare col fucile, tu lo vuoi fare con la repressione. Noi lo vogliamo fare con la repressione, ma anche con l'incentivo, per tirarlo fuori. Se non avevamo perché quando ci sono percentuali così rilevanti di lavoro nero, vuol dire che c'è qualcosa nel sistema che va rivisto e va corretto. Ecco, io ho sempre... Sentiamo la sensazione che il dibattito sia un po' arretrato rispetto alla realtà. Cioè, non c'è un'Italia del Mezzogiorno che va male e un'Italia del Nord che va bene, perché vanno male tutte e due. Non c'è una Francia e una Germania che crescono molto più dell'Italia, perché i ritmi di crescita sono dello 0,8 rispetto all'1,2, cioè siamo tutti poveracci. C'è un modello di sviluppo che è invecchiato e dobbiamo dare delle risposte nuove. Paradossalmente, l'area più arretrata, cioè meno infrastrutturata all'antica, è l'area che ha meno vincoli alla modernizzazione. E questo è il Mezzogiorno. Allora, in questo contesto, lo Stato non deve pasticciare, non deve fare delle casse del Mezzogiorno, deve creare delle condizioni idonee a che la imprenditorialità naturale degli italiani e dei meridionali possa esprimersi al meglio. Allora, noi abbiamo la Salerno-Reggio Calabria che per motivi politici ha più bufere di neve di qualsiasi autostrada del Trentino, e beh, come mai? Invece perché per motivi politici l'hanno fatta passare in certi tratti a 1000 metri d'altezza. Allora, questi sono i danni veri al Mezzogiorno. E ho ragione che il Mezzogiorno deve essere l'infrastrutturazione sulla banda larga. Questa è la nuova autostrada. La gente non deve mica andare a Milano, rimanda con un... Quindi allora rendere indifferente il territorio, ecco, ci vogliono delle risposte nuove. E il Mezzogiorno è quello che trarrà più vantaggio dalle proposte nuove. Su una cosa tutti gli intervenuti sono d'accordo, che quello del Mezzogiorno è un nodo centrale, addirittura europeo, non soltanto italiano, ma europeo. Risolvere il problema del Mezzogiorno vuol dire risolvere uno dei problemi, uno dei nodi strutturali del nostro Paese. Bene, grazie allora a tutti i nostri ospiti, il premio si conclude qui, non le celebrazioni. Grazie per essere stati con noi.